Da oggi uno dei luoghi più suggestivi e belli della Costa degli Dei, la località La Grazia Pargheria, porterà il nome di un eroe della legalità, il giudice Antonino Scopelliti. La cerimonia di intitolazione del viale Antonino Scopelliti si è svolta nel corso di una cerimonia condotta dalla past president della Rotaract Club di Tropea, Daphne Iannelli. L'evento, infatti, rappresenta la conclusione del progetto Testimoni di Speranza del Club Giovanile dei Rotari nel ricordo del magistrato Antonino Scopelliti, giudice apprezzato per le qualità umane, professionali e l'impegno civile, ucciso in un agguato di 'ndrangheta il 9 agosto 1991. Il progetto è stato sposato dall'amministrazione comunale di Pargheria. Ci abbiamo pensato sul luogo, ma poi è caduto su questo luogo stupendo che si chiamava località La Grazia e da oggi si chiamerà Viale Antonino Scopelliti, proprio per essere il testimone di speranza, come il progetto che noi abbiamo sposato subito del Rotaract per questa intitolazione. Che significato ha per voi amministratori? È un significato altissimo che ci fa sempre stare molto attenti, perseguire anche le vie della legalità, della trasparenza che devono essere per forza le linee guida. Testimoni di speranza è la parte divisa in due parti, la prima parte che si è tenuta a maggio con un convegno alla sala consiliare di Pargheria e la seconda parte, questa di oggi conclusiva con l'intitolazione di questo viale al magistrato Antonino Scopelliti, è voluto essere proprio un omaggio proprio per creare questa sorta di memoria tangibile di quello che è stato il magistrato Antonino Scopelliti e in modo tale che ognuno di noi passando per questo viale possa riflettere veramente, essere parte attiva con le azioni di tutti i giorni a tenere alti dei valori di libertà, di giustizia, di equità che hanno contraddistinto il magistrato in vita. All'evento presente anche la presidente della Fondazione Scopelliti, Rosanna Scopelliti, figlia del magistrato che da anni porta avanti il messaggio di legalità e di rispetto delle istituzioni. L'intitolazione di questo viale perché è importante la memoria? Sì, è importante, è in un luogo tra l'altro molto bello di passaggio per la comunità di Pargheria, ma è importante proprio per ricordare a chi passa da qui la figura di Antonino Scopelliti. Si genera un po' quella curiosità magari tante volte di sapere a chi sono intitolati i luoghi. Ecco, il luogo di memoria è praticamente il posto più importante e il modo più importante per fare memoria, per ricordare le persone a cui questi viali vengono intitolati, quindi un modo immediato per ricordare e per rendere viva, quotidiana, la memoria delle vittime. Antonino Scopelliti, eroe della legalità. Una persona che ha fatto il suo lavoro, che amava la Calabria, che amava il suo lavoro tantissimo e che ha saputo portare avanti quelle che erano il suo impegno sin da giovanissimo a difesa dei più deboli, a difesa dell'equità e della giustizia.